soprattutto diventa impossibile. Artiglio del Grifo ci dice: raccontaci la tua promozione del Grifo in A. Qual è la prossima o quella da calciatore? Penso sì, si riferisca a quella da calciatore, però speriamo La che anche prossima la racconti per la come la prossima pensi, come me la immagino, come la pensi? per la prossima ci attrezzeremo, insomma, Sì. quindi puoi fare tutti gli scongiuri, tanto vediamo solo la faccia. Bene, bene. Fu nel 95-96, fu una stagione veramente dai due volti perché siamo partiti male. Io avevo fatto il passaggio tra primavera e prima squadra in quell'anno, quindi ero Sì. giovanissimo, avevo 18-19 anni. E iniziamo malissimo, te la dico proprio in due parole, iniziamo Vai, vai, non malissimo. scherzi. Alla nona giornata eravamo noi penultimi con 9 punti, mi sembra, e la Reggiana ultima, la Reggiana di Ancelotti, e alla fine dell'anno siamo andati tutti e due in Serie A. Quindi fu una stagione, da quel momento cambiò l'allenatore, arrivò Galeone arrivò, e mi ricordo ancora il suo primo discorso dove disse: ragazzi, io sono venuto qui perché voglio andare in Serie A. Perché no? Perché noi andiamo in Serie A. E tutti lo guardavamo, mister, ma E lui ci vuole dice, andare ma qua, questo è matto. che dice? Sì. E invece fu veramente una cosa una rincorsa straordinaria, pazzesca. Iniziamo a vincere partite, fare dei filotti e giocare un calcio veramente bello. Penso che uno dei migliori calci che c'è stato a Perugia negli ultimi 20 anni, 20 anni più o meno. Io sinceramente, soprattutto nella prima fase da direttore sportivo, mi sono rifatto molto a quel tipo di calcio, a quel tipo di input, a quel modo di giocare e di vivere la partita, la settimana. Avevo avuto la fortuna di avere nei primi 3 anni allenatore Camplone, che faceva parte di quella squadra, Ah, quindi quindi il c'è. suo secondo era Giacomo Di Cara, che pure lui faceva parte di quella squadra. Quindi nella nostra idea c'era un po' quello di ricreare un po' quel tipo di calcio e possibilmente anche quel clima. E ti dico la verità che un po' ci siamo anche un po' riusciti. Quando arrivò Camplone, e Mi io ricordo. dal settore giovanile, il presidente decise di darmi questa opportunità di fare il direttore sportivo. Eravamo quintultimi in Serie C e diciamo cambiamo un po' 4-5 giocatori tra il girone d'andata nel mercato di gennaio, e Andrea decise di far giocare Fabinho, che è un giocatore giovane, Fabinho. ultimamente in prestito da noi, che aveva giocato pochissimo, e facemmo un girone di ritorno veramente, veramente straordinario, veramente straordinario. Mi sembra 12 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, una roba del genere, ma veramente un girone di ritorno incredibile. E arrivavamo secondi solo dietro all'Avellino. E quindi ecco, mi ricordo il nostro attacco in quella 4-3-3 come il Perugia di Galeone. Quell'attacco era Fabinho, Daniel Ciofani e Politano, quindi avevamo veramente, Sì, veramente un Politano, attacco vero. importante. Sì. È vero. Ti faccio l'ultima.